Ciao ragazzi, allora nuovo video. Questo, come da titolo, sarà il video riguardante tutta la nuova collezione We Are Back, We Are Pink, We Are Puro Bio e ci accompagna appunto per tutta la primavera estate 2018. Avevo pensato non solo di farvi vedere tutti i miei acquisti e appunto di parlarvi di tutti i prodotti che compongono la nuova linea di make up, ma proprio di mettere all'azione con voi alcuni di questi prodotti. Quindi mi vedete con questo make up, diciamo mezzo sì mezzo no. La collezione si compone di due nuovi lipstick, quindi due nuovi rossetti, due blush, un nuovo illuminante ed una nuova terra. I rossetti prendono il nome di lampone e watermelon e hanno entrambi un finish più sheer. Il color lampone è il numero 04, vira sui toni del rosso, mentre il color watermelon è il numero 12 e naturalmente va più ad integrarsi fra i rossetti puro bio nude pesca. Sinceramente io non sono stata un granché incuriosita dai prodotti labbra puro bio. I blush come i rossetti sono due e qui abbiamo il blush numero 05 watermelon, che naturalmente andrebbe abbinato con il rossetto watermelon, e il blush numero 06 cherry blossom, che naturalmente va abbinato con il rossetto color ciliegia lampone. Fra i due blush, io non avendo mai provato blush di puro bio e devo dirvi che questa volta sono stata molto incuriosita, ho provato assolutamente questo qui, ossia il Make Me Blush numero 05 watermelon. Naturalmente ho deciso di acquistare la cialdina che si presenta in questo packaging, quindi per farvi capire il refill, che contiene 5,2 grammi di prodotto. Devo dire è davvero molto molto grande per un blush, e ha un PAO di 12 mesi. E lo metto anche in confronto con uno refill di Neve Cosmetics e con uno refill di Nabla. Questo ad esempio è un blush refill di Neve Cosmetics, contiene 3 grammi di prodotto. Questo invece è il blush puro bio, come vedete la differenza è abbastanza imponente, si vede, mentre questo qui è Daisy, ossia il blush refill di Nabla Cosmetics, contiene 3,5 grammi di prodotto e anche qui ragazzi vedete il blush di puro bio è proprio visivamente molto più grande. Anche il prezzo devo dirvi che è abbastanza buono, anche paragonandolo a Nabla e Neve. Volevo poi farvi vedere che le cialdine di puro bio entrano tranquillamente nelle palette di Wycon A6. Questo per ora lo tengo qui, anche perché adesso metteremo anche un altro prodotto che ho deciso di acquistare. Della collezione fa parte poi il pezzo che mi ha fatto decidere prima cosa a farvi questo video e secondo lo volevo assolutamente provare. Vi parlo del nuovo illuminante, il numero 04, e naturalmente in versione refill si presenta in questa confezione molto simile a quella naturalmente del blush. Un illuminante dal colore caldo rispetto naturalmente al numero 01 champagne, ha la caratteristica appunto di essere di questo color oro rosa, illuminante più chiaro anche rispetto al più scuro della gamma, è adatto a pelli medie, scure e abbronzate, quindi naturalmente è ottimo per l'estate. Come vedete l'illuminante ha lo stesso packaging molto molto simile a quello del blush, la cialdina è molto più grande. Poi l'ultimo prodotto di cui poi voglio parlarvi è la nuova terra numero 05, è una terra calda soprattutto per l'estate per dare appunto questo effetto baciato dal sole. Io non ho acquistato naturalmente questa terra semplicemente perché la mia terra preferita è già di puro bio, numero 03 bronzer. Con questo colore numero 03 io, con la mia carnagione un pochettino olivastra, devo dirvi che mi trovo davvero molto bene. Questa naturalmente è la palette completa e questi, vedete, sono entrambi i prodotti che adesso andremo a provare insieme. Come prima cosa metto il
mio solito cerchietto, ho preso naturalmente il mio solito specchio e vado ad applicare questa terra, che in realtà è il residuo della terra numero 03 di Puro Bio di cui vi ho appena parlato, perché purtroppo ragazzi proprio stamattina si è rotta tutta. Rilevo la terra e vado proprio a fare un pochettino di contouring. Continuo e faccio anche un po' di contouring qui, proseguo anche un pochettino, proprio niente di super definito con il naso. A questo punto con un pennello pulito vado ad applicare il blush, è un blush matte, vedete, prendo naturalmente un pennello pulito, prelevo il blush. Appena applicato si vede che c'è, e vedendomi proprio allo specchio sembra proprio un color mattone rosato, molto molto carino. Dona soprattutto questo effetto matte ma comunque colorato proprio alle guance, mi piace tantissimo. Con un pennello pulito vado a provare ad applicare il blush anche sugli occhi, si confonde moltissimo. Sì, forse dà più un effetto mattone e non è assolutamente niente male. Questo blush è molto carino anche da usare tutti i giorni come ombretto. Ma passiamo ora al prodotto che non vedo assolutamente l'ora di provare, ossia l'illuminante. Ho deciso di applicarlo con questo pennello, ossia quello a ventagli. Vado quindi a prelevare il prodotto. Wow! Come effetto devo dirvi che rispetto anche all'altro illuminante di Puro Bio è abbastanza discreto, però dà proprio questo effetto glow rosato che poi mixato con il blush è ancora più bello, perché fa risaltare ancora di più l'illuminante ma lo fa sembrare quasi un blush più luminoso. E adesso guardate ragazze, si vede proprio con un effetto più bagnato, e secondo me con l'abbronzatura è qualcosa di eccezionale. Adesso voglio provare a metterlo anche sul naso, forse sul naso non è troppo visibile, lo proviamo a mettere anche qui, sì, e sulle labbra si vede molto molto bene. Con un pochettino più di abbronzatura direi che è tutta un'altra cosa. E adesso lo proviamo a mettere anche come illuminante sugli occhi. Quindi con un pennellino pulito piccolino vado qui all'interno dell'occhio, vado qui sopra anche. Non è proprio un illuminante perfetto per fare questo gioco, insomma, di luce, non rende tantissimo, secondo me rende molto sul viso ma non come naturalmente il numero 01. Comunque se siete come me patite di illuminanti e se avete comunque una carnagione più scura della mia, direi che è il prodotto assolutamente per voi. Andiamo ad applicare sulle labbra per continuare questo effetto glow il gloss di Sienne. E praticamente è un gloss completamente trasparente. Comunque ragazze, con questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, io vi mando un bacio grande, fatemi sapere cosa avete acquistato voi della nuova collezione Make Up Spring Summer 2018 di Puro Bio. E se vi sono piaciuti più o meno i prodotti, posso dirvi che il blush è molto molto carino, da questo effetto matte, e secondo me può essere benissimo utilizzato come ombretto, mentre l'illuminante lo trovo abbastanza glow ma sulla pelle lascia sempre una piccola pigmentazione oro rosa, che alcune volte va proprio a confondersi con lo stesso ombretto che avete applicato o comunque con un make up occhi che avete realizzato. Quindi ve lo consiglio soprattutto sul viso, perché vedete, magari unito al blush dà un effetto più glow. Ricordatevi sempre di iscrivervi al canale, lasciatemi un bel pollice in su di supporto e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Un bacione, ciao.